sci io dall'età di 9 anni. Non ho mai smesso, faccio il maestro di sci di professione, di giorno, di notte, dopo il lavoro, prima del lavoro, la mattina all'alba, quindi per me l'inverno è stare sulla neve il più possibile. Poi nel 2017 praticamente si è presentata questa occasione che in Sila organizzavano la Sila Tre Vette. E quindi vado a fare questa gara che si parte alle 5 del pomeriggio, si gareggia in notturna, e il premio per questa gara qui era partecipare alla Rovaniemi 150 in Finlandia. In Sila ho vinto, praticamente sono arrivato primo al traguardo e ho vinto questo premio Rovaniemi. Da lì, nel giro di una settimana e 10 giorni, sono stato catapultato in Finlandia. Non avevo materiale, ho dovuto farmi prestare qualcosa, ho dovuto organizzare al meglio il viaggio. Sono andato in Finlandia, non avevo mai fatto una gara di 150 km, sono partito alle 9 di mattina, sono arrivato alle 10 del giorno dopo, senza mai fermarmi, 26 ore di fila, arrivando primo con gli sci. Dopodiché l'anno dopo mi sono ripresentato alla Sila Tre Vette e anche per il terzo anno, arrivando secondo il secondo anno e primo di nuovo il terzo anno, e ho vinto il premio Idita Sport Race Alaska. Praticamente questa gara qui nasce da una storia realmente accaduta. Nel 1925 un'epidemia di difterite nella città di Nome metteva a rischio la vita di tanti bambini. Si doveva portare assolutamente il siero in questa città, non si poteva farlo in nessun modo, siccome le condizioni atmosferiche erano molto pericolose. Si organizzò una staffetta di cani da slitta con i loro masher, che sono i conduttori, che passandosi con, proprio come una staffetta, questo siero sarebbe arrivato a Nome a 1800 km da Anchorage nel minor tempo possibile. Praticamente questa storia qui divenne famosa perché alla fine nel mezzo della bufera, quando proprio il conduttore aveva perso tutte le speranze e nel tratto più difficile, un cane che era il capo muta di nome Balto riuscì a portare a Nome la muta coi cani e il siero. Da lì in poi ogni anno si organizza una gara di cani da slitta, viene organizzato ogni anno. Invece intorno agli anni 70-80, fine anni 70, inizio anni 80, viene aperta anche alla partecipazione di fare questo percorso che si chiama Idita Road Trail, che proprio è una vecchia via postale, di farla a piedi, in bici o in bicicletta. Nella mia categoria, diciamo, con gli sci ho fatto 270 km in 3 giorni e 9 ore. In autosufficienza. Per accedere a questa gara devi avere un curriculum, nel senso che devi aver già concluso altre gare o comunque partecipato a delle gare che servono per qualificazione a questa gara qui. Io ero partito facendo questo programma, 12 ore di cammino, sciando, trainando una slitta di 23 kg con tutto quello che mi serviva per sopravvivere e per l'emergenza, nel caso mi succedeva qualcosa, nell'attesa che potessero arrivare i soccorsi io dovevo essere autonomo e quindi sapermela cavare da solo. Nelle 4 ore di riposo avrei dovuto comunque nutrirmi con un basto caldo, cibo liofilizzato. In queste gare qui, sempre per via del peso, non si porta la tenda, si porta solo un sacco a pelo che deve avere una temperatura minima di meno 40 gradi. Io per fortuna sono riuscito sempre a gestire il mio corpo e quindi sono sempre arrivato ai checkpoint. Non ho mai dormito all'aperto, però c'è gente che non riesce ad arrivare, quindi dorme all'aperto e naturalmente a meno 30, a meno 35 gradi dormire all'aperto, dopo 2 ore ti svegli che devi iniziare a muoverti perché stai congelando e quindi non è un recupero efficace. E sono arrivato lì ad Anchorage alle 9 di sera, ora locale, e nel ritirare i bagagli mancava il bagaglio che conteneva gli sci con la slitta e con parte importante del materiale per la gara, che era stato smarrito. Bellissimo trail in periferia di Anchorage, in attesa che arrivano gli sci, che è il mio bagaglio smarrito, dovrebbero arrivare questa sera, e intanto in questa bellissima pista mi devo accontentare a camminare a piedi.
Io ero arrivato una settimana prima della gara appunto per cercare di avere tutto a posto, sistemare la roba, provare la slitta, però comunque ero nervoso, non riuscivo a capire. Telefonavo continuamente a un amico in Italia che mi stava seguendo il tutto e dopodiché, dopo 2 giorni è arrivato il resto del bagaglio e da lì poi appena messo gli sci ho iniziato a sciare. Ciao da Anchorage! Dalla mia velocità potrete sicuramente capire che sono arrivati gli sci. Finalmente oggi una sciata fantastica. Qui è tutto piste da fondo. Addirittura guardate, si passa una superstrada. Giornata è bellissima, saluti da Anchorage, per la Sila Trebette, Pasquale, ciao, a presto! Wow! Ultimi test dei materiali, assetto della slitta, siamo pronti. Nevica, ci sarà neve fresca. Questo sicuramente renderà per tutti la gara molto più impegnativa. Domani si parte, siamo pronti, sono pronto. Siamo con la pulca e i miei sci, siamo una squadra. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto fino a qui nella scelta dell'attrezzatura. Come vedete, parto con un assetto di 2 sci, un paio di sci da tecnica classica con tecnologia skin. È un paio di sci da skating. Si parte tutti insieme da questa località che si chiama Willow, un villaggio, è a 2 ore di macchina da Anchorage. C'erano altri 4 italiani, però anche atleti molto forti della Spagna, dell'Inghilterra, stesso dell'Alaska, comunque gente che fa di queste gare, che hanno anche curriculum importanti. Ci siamo, Elite Sport 2019. Alle 12 del 18 febbraio si parte, eravamo in 12 con sulla più o meno circa 10-12 sulla categoria lunga 270 km e un'altra decina sulla 100 km. All'arrivo sulla 270 km siamo arrivati solo in 6, quindi diciamo che la metà non ha chiuso la gara. Sono partito e subito ho sciato come faccio solitamente e dopo 500 metri mi sono voltato e ero solo. Mi sono fermato proprio ad aspettare per cercare di avere la conferma che non avessi già sbagliato all'inizio strada. Questi che arrivavano, ho capito subito di essere più veloce degli altri e quindi ne faccio un vantaggio e vado avanti finché posso con queste condizioni qui. 3 ore e un quarto di marcia. Sono in vista del primo checkpoint, sto bene, sono davanti, ma non posso abbassare la guardia perché comunque da dietro non molleranno, hanno le bici e se diventa un po' più duro il terreno che ghiaccia, diventano più veloci di me. Ho attraversato fiumi enormi, tuttora sono in un fiume enorme, un po' di acqua che veniva su dovuta al fatto che non è freddissimo, comunque procedo, sto bene, avanti tutta. Dopo 12 ore sono arrivato a Yetna Station e c'è questa locanda che ti cucina qualcosa di caldo
E nel frattempo ho ne approfittato per fare 2 ore di riposo. Ore 23:15, arrivo a Etna con 45 minuti di vantaggio sulla tabella di marcia che mi ero imposto, quindi vuol dire che ho 45 minuti di riposo in più. Cena, sonnellino e si riparte. Guardate che spettacolo, Etna. Da lì sono ripartito alle 4 di mattina con un vento bestiale, già il tempo era cambiato, dal giorno prima che c'era la neve, nevicava, quindi anche una temperatura abbastanza gradevole, intorno ai meno 10, meno 12 gradi, e la mattina è cambiato tutto, vento freddo, ghiacciato e temperatura oltre meno 17, meno 18 gradi e vento contrario, la traccia che veniva continuamente spazzata, quindi io essendo davanti ero il primo a fare la traccia, quindi una fatica maggiore, una fatica... questo è andato avanti almeno fino alle 10 di mattina, dopodiché non so se perché ho girato un ramo del fiume o perché proprio il vento è calato, diciamo è migliorata la situazione. Mancano circa 5 km al quarto checkpoint. Il vento si è calmato un po', ma vedete cosa ha creato? Delle dune di neve. Mi hanno messo davvero a dura prova quest'ultimo tratto. Tosto. C'erano delle dune di neve che erano state create dal vento, che dovevi comunque svalicare, tirare la slitta. Magico, gli sci alla grande, 12 ore di cammino, si è sciato poco e male, delle dune da arrampicare create dal vento, è stata dura, non sono abbastanza sfatto. Se consideriamo che ho 3 ore di sonno e quasi credo 160 km, credo di essere arrivato al checkpoint, bisogna capire solo quale tra tutti questi. Mangio perché ho fame. Si mangia caffè. Non è come quello italiano, ma va bene. Sono in un lodge. Ho 10 miglia di vantaggio sul secondo. Me la prendo un po' con comodo. E mi gusto il panorama e il cibo. Ho messo fino al terzo checkpoint, ho messo altre 13 ore. 13 ore, in queste 13 ore mi sono sbagliato, ho sbagliato percorso perché comunque c'è stato un momento in cui ho perso lucidità, ho preso il ramo sbagliato e dopo un po' mi sono accorto che mi ero perso e sono tornato indietro. Lì ho fatto una cavolata e poteva essere anche grave, perché praticamente nel tornare indietro a un certo punto ho deciso di tagliare dritto su un pezzo di fiume che non c'era passato nessuno. Lì ho rischiato veramente tanto perché quando sono arrivato nella parte centrale ho sentito degli assestamenti del ghiaccio, ma quello che comunque era l'incognita più grande era la notte, perché comunque io uscivo alle 10 di sera in Alaska a meno 30 gradi da solo e passando il punto più, diciamo, anche più impegnativo della gara, e quindi lì è stata una... dopo un po' che sono uscito ho fatto un po' di chilometri, non riuscivo a scaldarmi bene, ho avuto un attimo, ho detto avrò fatto la scelta giusta, avrei potuto riposare qualche ora in più e magari uscire un po' magari all'alba o alle 2 di notte, che poi c'è tutto il giorno. Dopodiché sono arrivato, dopo aver viaggiato tutta la notte, alle 5 di mattina in un campo tenda dove praticamente anche lì ho fatto colazione, perché eravamo alle 5 di mattina, ho fatto la mia colazione. Quinto checkpoint dopo un trial abbastanza impegnativo, tanta salita, e adesso spero ci sia un po' di discesa, anche perché
sempre salito. Sono nel campo tenda, allestito dall'organizzazione. Mangio qualcosa di caldo. Non so se riposo un'oretta o vado avanti. Vediamo, decido fra un po'. Un saluto dagli amici dell'Alaska. Non avevo voglia di fermarmi, ho continuato. 12 ore di marcia, sono quasi fuori da Cinder Lake, ho una fame, una sete, una borraccia l'ho finita, l'altra mi si è ghiacciata, e però mancheranno 5 km al checkpoint. Sfatto, ma voglio arrivare al checkpoint per capire dove stanno gli altri e decidere il da farsi, la strategia degli ultimi 70 miglia. Sono arrivato al terzo ultimo checkpoint e sapevo che mancavano 100 km, 70 miglia. Dalle informazioni che avevo avuto guardando un po' l'applicazione, avevo visto che il secondo nell'ultimo tratto mi aveva recuperato 3 ore, nel senso che lui andava al doppio della mia velocità, perché in bicicletta ormai, poi consideriamo che il fiume che abbiamo risalito all'andata, al ritorno era in leggera discesa, quindi in bicicletta poteva essere più veloce di me. In quel tratto è stato più veloce di me. Allora, diciamo che la mia strategia, dopo che ho mangiato ancora una volta, mi sono ripassato un paio d'ore, ho detto va bene, esco da qua e mi fermo all'arrivo. E così è stato, perché poi anche detto dal ragazzo che è arrivato secondo, lui comunque si era reso conto che poteva raggiungermi, e la cosa che l'ha un po' smontato psicologicamente è il fatto che io non mi sono più fermato, quindi lui arrivava al checkpoint, chiedeva se è fermato, ha mangiato ed è uscito, e al secondo no, ha mangiato ed è uscito, a un certo punto si è fermato, ha dormito 6 ore, perché psicologicamente ormai, dopodiché è arrivato 12 ore dopo di me all'arrivo. Mancano 23 km all'arrivo. Un'eternità. Sono in giro da ieri sera alle 8. 2 ore di sonno. All'ultimo checkpoint non ho trovato niente da mangiare e niente da bere. I 20 km più duri della mia vita. Andiamo avanti. È fatta comunque. Il socio dorme a Svetna, quindi in quel momento della gara non ero più veloce degli altri, però sono stato un po' più forse deciso di testa, perché se mi fossi fermato a dormire qualche ora in più e il secondo mi vedeva più vicino, comunque potevano cambiare tutta la situazione, sarebbe cambiata sicuramente. All'ultimo checkpoint mancavano 23 km all'arrivo. I 20 km più duri, i 20 km che un po' assaporato, diciamo, la vittoria, perché comunque sapevo di aver vinto, però in quei 20 km la stanchezza mi ha fatto commettere ancora un paio di errori, mi sono sbagliato nella fase finale ancora 2 volte, e poi quella stanchezza che quei 20 km non passavano mai. Io li paragonavo sempre, dico, sul pollino 20 km esci, li fai di corsa 2 ore, e lì ho messo 7 ore a fare gli ultimi 20 km. Non finisce mai. 15 km. Cavolo. Lunga. L'altra notte è stato meno 35. E già adesso inizia a scendere la temperatura. Non manca moltissimo. Ci sono quasi. È stata la fine di questa avventura. Non è ancora buio, ma fa proprio freddo. Secondo me stanotte meno 40 li fa. Meno male che sarò al calduccio questa notte. Sono arrivato alle 10 di sera più o meno, al buio. Ritorno a Willow dopo 3 giorni. E credo 10 ore, non lo so, sono le 10 penso. Ho finito questa Elite Sport in 3 giorni, 9 ore e 25 minuti.
quando sono arrivato dormivano. Sono arrivato all'arrivo, c'era lo striscione, non c'era nessuno, c'era questo lodge illuminato da una luce, all'interno stavano loro che dormivano e io che bussavo alla porta che mi dovevano aprire perché ero arrivato. È stata una scena un po' così. Poi il giorno dopo abbiamo fatto le foto di rito con l'arrivo, però diciamo il mio arrivo la sera è stato in solitaria anche l'arrivo. La cosa che più mi è piaciuta è quando è uscito proprio il post ufficiale dell'Edita Sport, quando ha detto Pasquale La Rocca del sud Italia, della Basilicata, Terranova di Pollino. Allora, sentire diciamo un in America, in Alaska, a 24 ore di viaggio dal mio paese, nominare il Pollino, la Basilicata, per me è stata una cosa bella che mi emoziona tuttora. Diciamo, abbiamo portato un pezzo di Basilicata, un pezzo di quello che è anche un po' forse anche lo spirito del lucano, perché comunque ci sono tanti lucani che vanno fuori e diventano bravi medici, bravi atleti, bravi, e quindi c'è sempre un orgoglio da parte per la nostra regione, per il nostro. Io dico sempre che forse noi siamo stati sempre abituati a vivere nei sacrifici, quindi quando poi andiamo nei posti riusciamo ad esprimere il meglio, perché veniamo da una scuola che abbiamo. Secondo me siamo una razza tosta, nel senso che siamo testardi, ma già vivere in Basilicata, uno che decide di vivere in Basilicata è uno che c'ha la testa dura, perché sarebbe molto più facile andare altrove, non mollare, perché prima o poi le cose belle arrivano. Ogni sport ti insegna qualcosa. Lo sport è sofferenza sicuramente, perché non è, chi fa sport devi sapere che devi soffrire, se gareggi devi impegnarti, devi sacrificarti, e io credo che nei ragazzi, nei bambini, questo gestire le sofferenze, gli imprevisti, la determinazione, non mollare, può essere una buona scuola di vita.